Carissimi fratelli e sorelle, stiamo celebrando oggi una delle più belle solennità del cristianesimo. Celebriamo oggi, possiamo dire alla luce della parola di Dio che appena abbiamo ascoltato, il giorno della vocazione della Beata Vergine Maria. La Beata Vergine Maria è invitata ad aderire al piano di Dio, ma in un certo senso è anche il giorno della propria vocazione, di ognuno di noi, perché ognuno di noi, frate, sora, sacerdote, padre, madre di famiglia, abbiamo ricevuto una vocazione anche a noi, nella propria storia, in un certo momento Dio ha mandato il suo angelo e ci ha invitato ciascuno di noi ad aderire al suo piano, ad aderire alla sua vita divina, a far parte davvero della sua famiglia. Abbiamo ascoltato nella prima lettura come il re Ahaz viene interpellato da Isaia e gli chiede di fare al Signore la sua domanda, di chiedere al Signore un segno. Ci ricordiamo, in Gerusalemme soffriva perché il re di Assia la voleva conquistare. Il profeta mandato dal Signore gli chiede di fare questa richiesta a nome suo al Signore, perché così il popolo possa avere di più fiducia, di più speranza nel Signore. Ma il re indurisce il suo cuore, non ha la capacità di chiedere un segno, forse ha più timore del Signore. Questo capita anche a noi, nelle diverse occasioni della vita. Non abbiamo il coraggio di chiedere al Signore come avverrà questo, così come ha fatto la Beata Vergine Maria, l'opposto in un certo senso. La Beata Vergine Maria riceve, accoglie il saluto dell'angelo: «Allegrati, piena di grazia, il Signore è con te». Una giovane che riceve l'invito da parte del Signore, una giovane che si fida del Signore. Ci ricordiamo, siamo a Nazareth, in Galilea. L'Evangelista insiste a specificare, ad avvisare esattamente dove accadano queste cose. La Galilea, il cortile delle genti, un distretto molto dimenticato, visto in modo cattivo. A Gerusalemme erano, tra virgolette, i perfetti. Ricordatevi quello che succede con il Nicodimo, che dice: può uscire qualcosa di buono, può venire qualcosa di buono da Nazaret. Ecco, proprio lì, dove una vergine ha la capacità di vivere nell'umiltà, nella semplicità, Dio manda il suo angelo e gli chiede a questa vergine preparata dall'inizio di aderire, di dare il proprio sì al piano di Dio. Abbiamo sentito che la Beata Vergine Maria, in un certo senso, in un primo momento, si sente turbata. E proprio perché
non si sente degna di far parte di questo piano, non si sente degna di un dono così grande che il Signore le sta facendo. Ma quanti di noi siamo degni per la nostra fragilità, se non per la grazia di Dio, dei Suoi doni? La Beata Vergine Maria chiede: come è possibile di accadere questo? Io sono soltanto una vergine. Neanche non è stato compiuto tutto il rito del matrimonio. Ma l'angelo gli promette di avere tutto quello che il Signore, tutta la grazia da parte del Signore, e lei si fida. E lei si fida, e allo stesso tempo l'angelo gli racconta quello che è accaduto con 6 mesi prima, quando Elisabetta ha ricevuto in un certo senso con Zaccaria la stessa notizia, la nascita di Giovanni il Battista. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, oggi la Beata Vergine Maria dice il proprio sì. Non è che cambia granché nella sua vita. Se noi pensiamo alla Beata Vergine Maria come se fosse mancanza di sofferenze, delle mancanze materiali, pensate soltanto al momento nel quale si doveva confrontare con Giuseppe su quello che è accaduto, sull'intervento del Signore nel suo grembo. Pensate a tutta la sua vita fino alla croce, ma Maria dice sì. Ecco, adesso tocca a noi di fare la nostra parte, di rinnovare il proprio sì, la propria adesione alla fede, la propria adesione al piano, alla vocazione di Dio. In un incontro dei giovani di una diocesi d'Italia con una madre trapista, a un certo punto un giovane, tra le tante domande che le hanno fatto a questa suora, le ha fatto questa domanda: non è troppo facile per lei, per voi, di santificare la propria vita, essendo qui, vivendo qui nel monastero, in unione con Dio? E questa madre ha risposto: ogni stile di vita è facile per essere santificato. Quello che dobbiamo fare è soltanto di aprire il nostro cuore al Signore. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, l'invito da parte di Dio di imitare l'esempio della Beata Vergine Maria e di aprire il nostro cuore, di far sì che la parola di Dio si possa incarnare nella nostra vita, nel nostro cuore. Pensando a San Francesco, sicuramente lui ha ricevuto questo annuncio da parte del Signore nella chiesetta di San Damiano, dove il Signore li invita ad andare, a rifare, a edificare la sua chiesa. A noi, a ciascuno di noi, quando il Signore Dio ha fatto il suo annuncio, quando ci ha invitato a far parte da questo regno d'amore, di misericordia, ci ricordiamo o per caso ci abbiamo dimenticato? Oggi siamo invitati a rinnovare il nostro sì, a essere disposti anche a noi a portare sulle strade dell'umanità, di questa società che vive nell'individualismo, a portare il Signore,
ci ricordiamo molto bene. Il Papa, il Santo Padre Giovanni Paolo II dice che la Beata Vergine Maria è stato il primo tabernacolo vivente. Ora tocca a noi di diventare dei tabernacoli, di diventare dei posti non freddi, ma dei posti disposti ad accogliere davvero il Signore. E così, insieme, come una famiglia, insieme con la grazia del Signore, nel nostro piccolo, di poter cambiare il faccia della terra.